Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. In questo tutorial, della durata certificata superiore ai 10 minuti, vorrei presentarvi quello che assumerò per ipotesi si pronunci Hourbooks, un po' come fanno i matematici. Uno strumento gratuito che ci consente di creare degli ebook, cioè dei libri che pubblichiamo e condividiamo online e che sono sfogliabili. Hourbooks, questo come vedete è il link, Hourbooks, è un servizio che permette di creare gli ebook, i flipbook. Ci sono tanti servizi del genere, però non tutti presentano le caratteristiche interessanti che offre Hourbooks, che consente di creare ebook multimediali e interattivi. Perché possiamo fare, come in tanti altri servizi, che procedono caricando, facendoci caricare dal nostro computer, upload un file PDF, che però poi non possiamo modificare, mentre Hourbooks ci offre delle semplici funzioni di editing che ci consentono di, per esempio, inserire nel nostro libro, nel nostro ebook, non solo il testo, ma anche link, anche immagini, e ricorrendo all'incorporamento, cioè all'embedding, il codice di embed, di incorporamento, possiamo anche inserire file audio, file video, e tutti quegli oggetti che noi possiamo trovare in rete, pubblicati su piattaforme varie, come giochi, come quiz, come infografiche, eccetera, che ci forniscono un codice di incorporamento. Quindi ecco, questa è la cosa più interessante. Hourbooks può essere utile per che cosa in ambito didattico? Beh, per tutte quelle situazioni didattiche che richiedono la pubblicazione di un contenuto digitale che tutto sommato è appunto un libro interattivo e multimediale, quindi per lo storytelling, per esempio, la narrazione di storie, il racconto autobiografico, per documentare eventi, processi, manifestazioni, eccetera, di cui ho scattato fotografie e realizzato video, ho fatto fare queste cose ai miei studenti e alle mie studentesse. Oppure per spiegare un argomento disciplinare, una tematica, una problematica, per affrontare un argomento che può essere la trama di un'opera, o può essere una regola grammaticale o di matematica, e quindi spiegazioni, oppure un evento, e così via. Quindi, come tutte le buone applicazioni, almeno a mio modesto avviso, Hourbooks è molto versatile, perché è uno strumento abbastanza semplice da imparare, relativamente rapido da utilizzare, nel senso che riusciamo subito a creare il nostro contenuto, e si può adattare a quasi tutte le situazioni che ci possiamo immaginare nello scenario della didattica quotidiana. Eccoci sul sito di Hourbooks, io ho cliccato su Sign Up per registrarmi, in realtà mi sono già registrato, ma vedete è la solita procedura email e password. Quindi farò subito il login e vi mostrerò, ecco, l'home page di questo servizio. Vado subito su My Books. Io ho già fatto una prova, mi sono trovato abbastanza bene, non ho avuto grossi problemi, e clicco su Create, per creare, il mio libro. Come vedete, io qui posso caricare un file PDF qualsiasi, selezionandolo, e mi viene, reso, come risultato, un testo. Posso naturalmente inserire, vedete, descrizione, eccetera, lo vedremo poi, e il lavoro è fatto. Posso anche avere un'anteprima del testo che ho pubblicato, ma vedete, non c'è niente di straordinario, è abbastanza normale, non è neanche un testo sfogliabile. Vediamo invece più interessante la creazione dal nulla di un ebook. Quindi darò un titolo, il nostro Pippo, e poi dovrò compilare tutta una serie di informazioni. Il titolo l'abbiamo già messo, questo è l'area di editing, e qui, come vedete, abbiamo le solite informazioni che in ogni applicazione dobbiamo fornire. Carichiamo una copertina, darò una descrizione testuale dell'argomento del libro, l'autore,
Franco Alighieri. E qui noi scriviamo da sinistra a destra il genere, All About Me, e il linguaggio, qui naturalmente sarà italiano, io adesso seleziono quello che mi capita. Queste sono le solite informazioni, dicevo, carichiamo una copertina, posso trascinare un file o selezionarlo da qui, mettiamo questa immagine di Socrate, se non sbaglio. Ecco qui, possiamo cambiare il titolo, inserire il test alt Socrate, e a questo punto già selezionato, carichiamo la nostra copertina. Torniamo all'editor. Qui io posso inserire del testo. Ho copiato del testo, lo incollo. Prima di incollarlo, clicco su questo pulsante che cancella la formattazione del testo, in modo che il testo sia ripulito da ogni formattazione. A questo punto, vedete, io posso usare questi semplici strumenti di formattazione, cambiare varie cose, per esempio il colore. Vediamo se riesco a cambiare anche il formato del testo in qualche modo. Ecco, così via. Posso ovviamente anche cancellare la formattazione ricorrendo a questo strumento, che mi cancella la formattazione del testo che ho selezionato. Vediamo se funziona, vedete, funziona. Poi posso inserire dei link. Selezionerò una parola che diventerà cliccabile, clicco su inserisci link e incollo il link, che è un video di Luca Reina che stavo guardando, applica, come vedete ho il mio link. Cosa posso fare ancora? Immaginiamo che questa sia la prima pagina, salvo, non so se ci sia il salvataggio automatico, per sicurezza salvo, e a questo punto creo una nuova pagina. Ecco, mi si presenta così vuota. Posso anche selezionare la casella Artwork, in questo caso io caricherò un'immagine. Ecco, Add Image, andiamo su Upload Files, questi sono i file che ho già caricato, ne ho caricato uno solo. E qui invece posso selezionare un altro file immagine, non so cosa sia questa roba qui, sembrerebbe Aristotele che sfonda lo schermo di un desktop, molto carino. La seleziono e ho con la mia immagine. In questo caso, avendo inserito un'immagine, non posso inserire nient'altro. Andiamo a creare una nuova pagina e vediamo altre funzionalità. Beh, vediamo il testo. Ecco, questa era l'app per prof che stavo seguendo. Salutiamo Luca Reina. E ci procuriamo, dicevo, il codice di incorporamento. O embed, vedete, incorpora. Clicco qui, sono su YouTube, copio questo codice. A questo punto, ecco come Our Books permette di incorporare oggetti multimediali o con cui addirittura possiamo interagire. Dobbiamo andare qui, come avete visto, le due frecce angolari, le due parentesi angolari stanno a indicare la presenza del codice. Qui non abbiamo codice perché la pagina è pulita, è ancora bianca, e io incollo il codice che ho copiato e clicco OK. E vedete, abbiamo incorporato il nostro video. Posso aggiungere anche testo, incolliamo qui il testo. Vedete, questo testo è venuto già formattato, perché ho copiato e incollato senza usare questo pulsante. Cancelliamo la formattazione e salviamo. Adesso vediamo come si può inserire un altro oggetto. Naturalmente il problema è che devo utilizzare una piattaforma, un ambiente, un social che mi fornisca un codice di incorporamento. Per esempio, io qui con Vocaroo ho registrato un piccolo file audio, e vedete che Vocaroo mi dà la possibilità di incorporare. Quindi copio questo codice e lo incollo in Our Book, sempre ricorrendo alla sorgente. Ah, ecco qua, ho incollato il mio codice, il mio file. Naturalmente anche qui posso scrivere, o posso per esempio inserire un altro oggetto. In questo caso vi mostro come è possibile inserire un oggetto interattivo. Questo è Learning Apps, una piattaforma molto carina, molto utile, che fornisce decine e decine di apps, le chiamano, cioè di piccoli giochi o oggetti interattivi di vario tipo che permettono di fare vari lavori. Per esempio matematica, non saprei
prendiamone uno qualsiasi, prendiamo questo, ecco, vedete che mi viene fornito qui sotto un codice di incorporamento. Io clicco, seleziono, incollo, vado su Our Books, torno alla mia pagina sorgente, scriviamo prova learning apps, e incollo. Ecco, vedete, qui adesso trovo già del materiale, posso anche andare a capo, è rilevante, incollo il codice dell'oggetto Learning App e vedete che mi viene incorporato. Adesso salviamo, potremo continuare e incorporare altri oggetti ancora, ma salviamo e vediamo che succede. Ormai il mio file è salvo, vedete, posso andare su My Books e troverò, non ho cambiato il titolo, troverò il mio libro, lo posso, dovrebbe essere, ah no, è questo, scusate, è Pippo, queste sono delle prove che ho fatto. Guardiamo il nostro libro, vediamo il risultato. Ecco qua, clicco, vedete che bella impaginazione, molto carina, continuo ad andare avanti. Questa è l'immagine che avevo caricato, questo vedete il link, questo è il testo, andiamo avanti ancora. E il video di Luca Raina, vedete, il video parte, funziona. Questo è il file audio, se io clicco qui il file audio parte e si sente la mia voce, quindi potremmo registrare le voci degli alunni. E questo, scritto in questa lingua che non capisco, è il gioco interattivo. Play Alone gioca da solo. Vedete che funziona dentro il nostro libro, adesso io non so neanche, hanno sbagliato qualcosa. C'è la gara tra me e il computer e naturalmente il computer sta vincendo. Bene, questo è il link, se voglio condividerlo lo posso copiare, ho anche la possibilità di ottenere il codice di incorporamento. Che altre operazioni posso fare? Renderlo privato, cosa che farò subito perché non è una gran creazione, editarlo nuovamente, riaprirlo e aggiungere pagine, per esempio, guardarlo, posso cancellarlo, oppure posso ottenere il codice per incorporare questo libro che ho appena creato, questo flipbook, cioè questo libro sfogliabile, per esempio nel mio sito, nel mio blog. Bene, questo è tutto su Our Books. Spero che questa segnalazione vi possa essere utile. Io ho trovato la segnalazione di questa applicazione su, sul sito di Roberto Sconocchini, Maestro Roberto. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.